Gigi Buffon parla per la prima volta del tradimento nei confronti dell'ex Alena Seredova. Tra le coppie scoppiate, quella formata dall'ex portierone di Parma, Juve e Nazionale e dalla modella ceca è una delle più note. Tutti sanno che Alena ha scoperto nel peggiore dei modi della relazione tra il suo allora marito e la giornalista Ilaria D'Amico, e cioè dalle notizie alla radio. Dopo quell'evento traumatico, la modella si è rifatta una vita. Alena Seredova si è risposata con il manager Alessandro Nasi, dal quale ha avuto la figlia Vivienne, dopo Luis Thomas e David Lee avuti invece da Gigi Buffon. Quest'ultimo ha avuto un altro figlio, Leopoldo Mattia, da Ilaria D'Amico. I due si sono sposati a settembre scorso. Adesso, a distanza di tanti anni da quel 2014 in cui iniziò la storia con la giornalista sportiva, Buffon ha parlato del tradimento nei confronti dell'allora moglie Alena. Buffon sul tradimento all'ex Alena Seredova, un gran dolore. Gianluigi Buffon ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in occasione dell'uscita della sua autobiografia, scritta con Mario Desiati e pubblicata da Mondadori, che si intitola «Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi». Durante la chiacchierata l'ex portiere, oggi direttore sportivo degli Azzurri, ha affrontato diversi argomenti e ha parlato anche della sua vita privata. Immancabile il discorso sul tradimento ai danni dell'ex Alena Seredova. Nel 2014 Gigi Buffon era sposato con Alena Seredova, dalla quale aveva avuto i figli Luis Thomas e David Lee. Poi conobbe Ilaria D'Amico e scoppiò la passione. Dopo la partita con il Milan che decise lo scudetto del 2012, quella del gol non convalidato a Muntari, ha raccontato Buffon: «Ilaria mi fece una domanda capziosa. Buffon, se si fosse accorto che la palla era entrata, l'avrebbe detto all'arbitro? Non sono mai stato un ipocrita», ha continuato Buffon. «Risposi che non mi ero accorto che la palla fosse entrata, e se me ne fossi accorto non credo che l'avrei detto». Scoppiò un putiferio. Tempo dopo ci siamo trovati in un ospedale, a un evento di beneficenza. Abbiamo cominciato a parlare, e ho capito che la donna algida che vedevo in TV era in realtà dolcissima. Sul fatto che, però, fosse sposato con Alena l'ex portiere, dice: «Era una storia ormai alla fine, attraversata da una crisi profonda. Ma mi ha dato un grande dolore farla soffrire, far soffrire i nostri figli, Luis Thomas e David Lee, che chiamo Dado. Oggi sono felice che Alena abbia un'altra famiglia, ha fatto una figlia, ha un uomo al suo fianco». Infine sulla nuova situazione sentimentale di Alena: «Credo che Alessandro abbia reso i miei figli persone migliori di come sarebbero stati se fossi rimasto a casa con le nostre infelicità, così come Ilaria ha fatto molto per i miei. Lei aveva già Pietro, insieme abbiamo avuto Leopoldo. E sulle famiglie allargate, un tempo non ci credevo. Ora ho capito che sono un arricchimento, a patto di avere generosità e pazienza».